Bene ragazzi, si riparte stasera con un gameplay spettacolare, cioè 5 minuti massimo, non voglio fare di più, con il mitico Dragon's Dogma 2. E vediamo dove eravamo rimasti. Giusto, eravamo rimasti proprio qua, dove mi hanno assalito i lupi mentre stavo parlando con il signore della missione. Può essere che tu abbia perso la via, Horizon, e il cammino verso il drago ha molte svolte, ma posso illuminare la via da percorrere. Se lo desideri. Vabbè, proviamo a pagare. Avrei scritto qui il percorso che dovresti seguire. Recati al villaggio di Arve, la prossima tappa sul tuo cammino. Conosci il destino di qualcun altro? Per ora no. Ok, perfetto. Vediamo che c'è qua. Che vuoto. Cos'è questo? Non lo so. Oh, attenzione, c'è un. Ecco, me l'ha aperto Hilda. 300 cibe, buono. 300 granelli della faglia. Qui sì. Spaccarsi qualcosa, non c'è niente da spaccare. Dove salto qui? Proviamo. Bene. Di là ho visto che c'era una scalinata. Qui che c'è? Bello, guarda dove ti puoi andare a infilare in questo gioco, veramente figo. Qua sotto si scende per qualche posto. Lo so che dovremmo fermarci per prendere fiato, però dove? Bisogna secondo. Ah, c'è un caminetto là, ma qui non è che c'è un altro focolaietto. Ah. Che però sembrano lontanissimi. E ci sono dei mostri in vista. No, sono mostri o sono dei. Sì, sono dei goblin. Devo usare una pietra del trasporto a spreco. Qui per forza. Allora, andiamo a consultare le missioni. Ombre tremolanti. Hai saputo di un individuo nel villaggio di Arve che potrebbe dirti più sulla forza che non emana soltanto la superficie del mare. Secondo ora cosa si tratta che assomiglia molto più alla regia dell'Horizon. Ah, questo è quello che devo fare. Niente, bisogna andare ad Arve, sì, questo mi ha detto l'ultimo personaggio della missione. Però adesso dov'è il segnaposto per la missione? Non c'è. Eravamo arrivati proprio qua. Comunque dicevamo, siamo andati con la pietra del trasporto da Arve e ora mi sono messo subito a parlare con il signore, vediamo che dice. Oh bene, sei sveglio, stupendo oggi. Le giornate così belle è difficile resistere alla tentazione di salpare, eh? Comunque veniamo a noi. Ti ho detto del tempio sommerso in mezzo al mare, vero? Sì, sono abbastanza sicuro di avertene parlato. Ma non ti ho mai raccontato dell'uomo che ci abita, era un monarca così rispettato in vita, che il suo esercito lo protegge anche nella morte. Stando alle sue parole, una volta gli era stato affidato il compito di vegliare su questo mondo dall'alto dei cieli. Ma si stancò di questo compito e abbandonò il suo posto per fondare un piccolo regno sulla terra. Purtroppo, nonostante fosse un monarca giusto e buono, non rimane una sola persona in vita che ricordi il suo nome. Sembra una cosa così triste, ma secondo me è tutta una questione di prospettiva. Talvolta può essere una benedizione dimenticare ed essere dimenticati. Io lo so bene, in tutti questi anni non ho mai dimenticato neanche una cosa. Ricordo tutto, ogni piccolo dettaglio. Se solo potessi dimenticare certe cose. Ah ah, potrà sembrarti una bugia, ma non lo è. Dico solo la verità, come ben sai. Vieni a trovarmi di nuovo se ne avrai voglia. Ho ancora un sacco di storie da raccontarti. Questo ghigno un po' particolare mi fa un po' inquietudine, ma mi piace allo stesso tempo. È un po' pazzoide. Oddio, che succede? No, ma che già? Che è successo? No, si è alzata una città intera. Oddio, ma queste sono le rovine di Grand Soleil, questo è il castello delle rovine. Bene, si è verificata una cresta all'uomo. Ok, perfetto, ragazzi. Dopo questa ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima.